Questo libretto è veramente un libretto, però ha avuto molto, non voglio dire successo, ha raccolto una serie di consensi nel mondo della scuola proprio perché è rivolto alla scuola. È un volumetto elementare, credo abbastanza chiaro, che attraverso una serie di cartine linguistiche vuole mostrare come le parole che adoperiamo quotidianamente hanno una loro storia, una lunga storia di migrazione, esattamente così come gli uomini. Ma d'altra parte le parole hanno viaggiato assieme agli uomini che hanno attraversato nei secoli e nei millenni precedenti il Mediterraneo in lungo e in largo, venendo dall'Africa, venendo dal mondo arabo, dal mondo ellenico, risalendo, ridiscendendo, e quindi i percorsi delle parole sono i percorsi della nostra civiltà. Ecco, ci sono una serie di parole nel libro. Sì, si esaminano, adesso non ricordo, una sessantina di piccole storie di parole, ma sono storie lì appena accennate perché poi devono andare in mano agli studenti queste pagine. Però sono storie complesse, di movimenti complessi, movimenti di significato, movimenti anche ideologici, movimenti legati al mondo contadino, movimenti legati alla vita quotidiana, parole importanti. Un libretto ancora più importante, soprattutto in questo periodo, visto cosa succede nel Mediterraneo, Sì, è proprio per questo abbiamo voluto cominciare questa collana rivolta alla scuola, pubblicata dall'Università di Palermo, con questo volumetto, perché si sente il bisogno di far capire veramente a tanti che non vogliono, o non possono, o non riflettono abbastanza, che la storia dell'uomo, e in particolare la storia del Mediterraneo, è fatta di migrazioni spesso drammatiche, come quelle che oggi viviamo tutti quanti e vivono sulla loro pelle le migliaia di migranti transcontinentali, insomma. È questo il motivo che ci ha spinti e che ci ha spinti anche a spiegare come Lampedusa è quell'isola accogliente che è, perché a sua volta è il risultato, la vicenda del popolamento dell'isola di Lampedusa, è il risultato di migrazioni dolorose, di migrazioni sofferte avvenute 200, 200, 250 anni fa. Ecco, bisogna pensarci a queste cose, perché altrimenti non capiamo più niente. Il progetto è quello legato alla valorizzazione del patrimonio culturale locale e in particolare alla cultura dialettale, che diventa sempre più evanescente in un certo senso. Anche il professor Ruffino, facendo qualche piccolo sondaggio con il pubblico di adolescenti, scopre che molte parole che per la nostra generazione sono, come dire, parole vitali, in realtà sono ormai morte per loro, nella loro coscienza, nelle loro pratiche linguistiche. Quindi non è un'operazione nostalgica di recupero, è un'operazione culturale che è finalizzata al recupero delle radici, le radici per capire chi siamo sostanzialmente, per mantenere la nostra identità, pur aprendoci al nuovo e al mondo. Quindi viviamo in un'epoca, come dire, che vive una sorta di bipolarità, da una parte la globalizzazione, dall'altra il senso di spaesamento e di senso di perdita della identità. E forse il ritorno e il recupero delle nostre tradizioni e il mantenimento e la valorizzazione può in un certo senso tamponare questa deriva, tutto sommato.